troviamo a Pesaro per il progetto IA La Terza e siamo nella fase dei laboratori e con noi c'è un insegnante tecnico della WebSolute, operatore video, Luca Della Martera. Te hai seguito i ragazzi nella fase di approccio con il territorio per vedere come potevano sviluppare l'idea che poi produrranno per pubblicizzare il territorio e i monumenti o quel che vogliono loro. E te li stai seguendo in fase tecnica facendo poi un'app, un sito, un video anche, abbiamo detto. Sì, esatto, infatti io li ho seguiti sia dalla parte teorica dove proponevo loro appunto degli spunti con i ragazzi appunto con le scuole di Sinigaglia, di Loreto, Fabriano e Pesaro, e andavo appunto in queste località a fare la parte teorica. Poi siamo arrivati appunto fino ad oggi alla parte più tecnica, dove con loro, dopo aver appunto preso meschietta con queste attrezzature, li sto seguendo per la realizzazione di un prodotto multimediale che racconti un po' il loro territorio, appunto. E li sto seguendo fino appunto al concorso finale, dove verrà premiata la migliore idea, ovviamente. Allora, come guardavamo prima, te ci hai fatto vedere dei video che poi, come dicevamo, può essere un sito o un'app, che trattino l'argomento in modo non convenzionale, no? E mi dicevi che i ragazzi si sono visti molto entusiasti di questo. Sì, assolutamente. E io ho cercato di raccontargli un po' il mondo del video, visto da internet, che è un po' il trend ed è quello che offre gli spunti più freschi in questo momento. E alcuni video, appunto, che come io ho portato ad esempio, sono stati molto, come dire, da scintilla, hanno trattato da scintilla per le idee di questi ragazzi che appunto hanno subito preso con entusiasmo la cosa e si sono subito prodigati cercando di fare anche loro dei prodotti particolari che non siano il classico filmato statico che racconti un luogo in maniera molto didascalica. No, si è cercato loro di dargli degli spunti per raccontare delle storie che raccontassero il territorio, che secondo me è la via migliore per poter raccontare e attirare l'attenzione su prodotti del nostro territorio. E, allora, noi qui siamo nella sede, però ci sono che possono partecipare perché stanno qui, ma chi sta? Te li segui? Mi dici? E i ragazzi possono contattare determinati via Skype. E così, in modo che posso dargli dei consigli oppure vedere il loro materiale che mi passano sempre tramite internet e dargli dei piccoli consigli oppure aiutarli nella conclusione del loro prodotto, insomma. E grazie a questa tecnologia possiamo appunto a tagliare la distanza che c'è tra Pesaro, dove è il laboratorio, e anche le altre località. Questo è un video che ho citato qualche anno fa e raccontava, praticamente è stato fatto per pubblicizzare questa terra, l'Islanda, che ultimamente sta tornando molto in auge, tutto anche grazie anche un po' ai Sigur Rós, a tutto il mondo folk nel nord Europa. Questo video praticamente non è che dice venite in Islanda perché ci sono dei paesaggi bellissimi, sì, come solito, esatto, ma semplicemente fate vedere quello che uno può trovare là, ma in maniera molto, vedi, in questo balletto. Il balletto è il filo conduttore per raccontare. Ok. I posti e le cose che puoi fare in Islanda, cioè anche se sembrano cavolate, vedi geyser, la pesca sul fiume, prima c'era il ciclista, carino, i monumenti, molto carino. Questo è bello, questo molto la cultura celtica, cioè, poi il cicloturismo, i ghiacciai, sempre l'escursionismo, la cucina tipica, insomma, il pescato. Questo comunque fa ridere, ma è vero che puoi fare il bagno nel geyser, sì, con l'acqua calda, è vero. Messo in maniera divertente, poi tutto reale. I parchi di parco, la parte dei tutoriali, la musica folk del nord Europa che sta tornando molto di moda. Ecco, perché magari non sta piatto, che vabbè, danno un fuoco ancora più potente, però...
emozioni. I baffi. L'unica cosa, il sito, finale, basta. Ragazzi stanno preparando il loro progetto, poi nella fase conclusiva dove ci sarà la premiazione, e poi le un po' a chiudere il progetto, o comunque sono liberi in un certo senso, cioè ti dai il materiale, tipo il programma di montaggio video, piuttosto che altre cose, o il link dove appoggiarsi, così. E, liberi. Il laboratorio o tramite scambio sono per gli affinamenti di consigli. Le lezioni precedenti sono state quelle che gli hanno dato appunto di competenze sui programmi di videomontaggio o sulle attrezzature foto video. Ora sì, sicuramente è anche un modo per cercare di lasciarli, insomma, esprimersi al loro piacimento, insomma, sempre nei canoni. Non è che posso fare sicuramente loro hanno questo vincolo, è per loro stimolante per riuscire a raccontare qualcosa e fare un prodotto interessante. Quindi ormai il progetto sta finendo, perché mi sa che siamo già agli ultimi giorni, e quindi ci rivedremo per la premiazione. Sì, sicuramente. Grazie. Grazie a voi. C'è Mario, studente del Volta, che è venuto qui al corso, sì, per fare questo progetto di terza. Te stai facendo un video. Sì, sto facendo un video che illustra i monumenti storici di Fano e descrive la loro storia. Ok, quindi nel corso comunque ti sei anche divertito, oltre a imparare cose nuove, ti sei anche divertito nel realizzare queste cose, le tue idee. Sì, io sono sempre stato appassionato di informatica. Il video che stai realizzando su Fano, perché sei di Fano, sì. Su cosa stai puntando? Sui monumenti, piuttosto che la gastronomia? Sui monumenti, in particolare sull'Arco d'Augusto, sulla chiesa e sui monumenti storici che ricordano l'antica città. Ok, ti ringrazio Mario. Arrivederci.